Onore pensa e le colloqui in questo caso hanno un obiettivo importante, quello di non polarizzare tutta l'attività culturale solamente a coloro, che rischia di far ossettare tutto, ma di portarle anche nel territorio. Questo per due motivi. Uno, per dare l'occasione a tutti di assistere a iniziative come queste, per far conoscere ai poveronesi che come provincia le tante bellezze che abbiamo che sono poco conosciute, oggi vanno a Simolaris, le nostre Dolomiti sono patrimonio da UNESCO, eppure molti ancora non lo sanno. E il secondo aspetto è togliere un cliché alla nostra provincia. La nostra provincia è riconosciuta, è stata conosciuta nel passato per ospitare le caserme, diventate una faccia militare, era conosciuta per Electrolux, per qualche altra azienda, era conosciuta per una spolverata di Pasolini, per le prestazioni bocassesche della Forma Prof, e forse può per un bomber. In realtà Pordenone è molto di più, la bellezza paesaggistica, architettoniche, naturalistiche, una effervescenza culturale straordinaria e ha il proloco che da noi, diversamente da altrove, non sono le associazioni che organizzano le sagre, ma sono dei presidi di promozione culturale e demogastronomica. Questo mix è la ricetta vincente di un territorio a cui apparteniamo e a cui credo apparteniamo orgogliosamente grazie anche a questa attività. Quindi grazie Sandra e grazie a tutti.